sarà un caso. Io in questi giorni sono stata un po' fuori dai social e oggi per caso ho visto delle storie. Ho visto delle storie, Teresa, non mi ricordo il cognome, comunque la taggo, per quanto riguarda una... non so neanche come chiamarla. Perché fondamentalmente non si è capito perché lei ce l'abbia tanto con Raffaella. Io Teresa non la conosco, credo di averla vista un paio di volte in trasmissione dalla D'Urso. Quello che vorrei dire è che io veramente non riesco a capire, e qui si parla di Raffaella Mennoia, che è una delle persone più importanti per me, perché comunque da Raffaella parte tutto, no? Ma non parlo lavorativamente parlando, io parlo proprio della mia vita. È lei che mi presenta il padre di mia figlia, è lei a cui devo tanto. Nel momento in cui io perdo mia madre, incontro lei, incontro Maria, faccio vero amore. Io a quella donna devo veramente tanto. Diventiamo amiche, siamo amiche da 20 anni, sapete quanti sono 20 anni? E penso di conoscerla bene. Ok, penso di sapere come lavora lei. Mi posso permettere di dire anche che penso di sapere come lavora Maria, tutta la sua redazione, tutto quello che fanno per le persone che sono lì, che arrivano lì, che sono alla loro prima esperienza, quanto li coccolano, quanto li curano, quanto sono attenti a quello che provano, perché ovviamente sono esperienze nuove, no? E quindi gli stanno tanto dietro, rispondono a qualsiasi ora del giorno e della notte ai tronisti, ai corteggiatori, qualora avessero problemi. E qui c'è poco da leccare il culo, lo dico proprio nei denti, ma c'è veramente poco. C'è un dato oggettivo di fatto, e i dati oggettivi di fatto sono quelli che io sto dicendo, e io intervengo. Ultimamente non intervengo per niente rispetto a certe cose perché ovviamente non mi toccano e non me ne frega. Quando si tocca una persona a me cara come Raffaella, intervengo e come? Intervengo e come perché ve lo spiego anche. Vi spiego anche il perché. Tu Teresa partecipi a Uomini e Donne, giusto? Ti viene data la possibilità, insomma, di partecipare ad una trasmissione televisiva vista da milioni di telespettatori e qui le cose devono essere messe in chiaro. Quando si partecipa a delle trasmissioni televisive così famose, è normale che dopo si acquisiscono dei numeri riguardo ai social. Di conseguenza tu acquisisci la possibilità di lavorare con Instagram, con i brand che ti contattano per sponsorizzare prodotti e quant'altro, lo faccio anch'io, e quindi ne trai dei benefici, ok? Poi ti viene data la possibilità di partecipare anche a Temptation Island, poi ti viene data la possibilità di lavorare in una redazione, ok, come quella di Maria De Filippi, e quindi di lavorare a fianco di persone che non sono professionisti di più, che stanno lì, che vi ripeto, io sono stata anni e anni e ne ho visti passare tanti e sono scioccata e allibita dalla mancanza di rispetto, dalla maleducazione e dall'ingratitudine di queste persone, nel caso specifico di Teresa. Cioè, io sono allibita veramente perché non è possibile che io debba vedere delle storie dove Raffaella, una donna come Raffaella, venga denigrata, dove c'è stata una mancanza di rispetto assurda e insultata sia come donna sia per quanto riguarda, la sua professione. Cioè, per me non sta né in cielo e né in terra. Per cosa? Per accumulare due follower, eh? Per cosa? Quello è diventato tuo marito, il ragazzo che tu hai conosciuto a Uomini e Donne, te lo sei sposato, quindi il tuo matrimonio è proprio l'esempio lampante di quanto tutto ciò che tu hai vissuto in trasmissione sia stato vero, perché sennò non l'avresti sposato, perché sennò la prima falsa saresti tu, giusto? E come fai a denigrare in quel modo l'operato di Raffaella Mennoia? Come fai? Lo devi spiegare. Anzi, forse non c'è bisogno neanche di una spiegazione, perché fondamentalmente oggi la gente ha perso la testa, per i follower non capisce più niente, ma non funziona così. La vita è fatta di gratitudine, di umiltà, la vita è fatta di...
E guarda caso chi parla, e guarda caso chi parla, perché non è l'unica che ha alzato una polemica contro Raffaella, è anche qualcun altro. E chi parla? Quelli su cui i riflettori si sono spenti da un po', su cui la lucina bianca non appare più. Sapete cosa? Che quella lucina si può accendere, si può spegnere, qualche volta più forte, qualche volta meno intensa, ma la verità è che non si può, non si deve cercare la visibilità e la popolarità infangando e insultando le persone che vi hanno fatto del bene, ok? Non funziona così la vita, non si può e non è accettabile una cosa del genere. Se io faccio queste storie, le faccio perché veramente vorrei smuovere la coscienza di queste persone che minacciano, che parlano di rivelare. Che cosa volete rivelare? Tu ti sei sposata con tuo marito. Dove l'hai conosciuto tuo marito? Te l'ho presentato io? O te l'ha presentato qualcuno che si chiama Raffaella, che lavora, che scrive il programma Uomini e Donne? Hai conosciuto l'amore grazie a lui e adesso infanghi quella persona, quella stessa persona che ti ha dato la possibilità poi di lavorare in redazione, dicendo che lei era gelosa di te. Raffaella è l'unica donna, credetemi, l'unica donna al mondo che io conosca che non ha nessuna invidia verso il genere femminile. Anzi, più una donna è bella, più una donna è capace, più una donna è caparbia e più lei la guarda con ammirazione. Quindi la gelosia non c'entra proprio niente, il problema sta dentro le vostre teste, perché non ce la fate più, perché non è possibile. Io devo pensare che il caldo vi ha dato alla testa, perché se no non è possibile andare ad offendere l'operato di una persona come Raffaella, di una trasmissione come Uomini e Donne e di una professionista come Maria De Filippi, perché è inutile che vi nascondete dietro il fatto che sto parlando di Raffaella, non parlo di Maria. Voi se parlate in questo modo insultate anche colei con cui avete avuto a che fare e grazie alla quale, ripeto, ti sei sposata. Quindi perché non ragionate un po' di più? Perché non pensate un po' di più prima di dire tante cazzate? Perché? Domanda.